Buonasera, benvenuti al Consiglio Comunale del 29-12-2017. Lo introduciamo con gli auguri al sindaco che è venuto Mia, è venuto, e pure al comandante Picone che ha avuto un'erede, quindi pertanto facciamo gli auguri sia al sindaco che al comandante. Passiamo alla lettura dell'ordine del giorno della seduta precedente. Lettura e approvazione dei verbali della seduta consigliare precedente. Ratifica delibera di giunta numero 65 del 25-9-2017, quinta variazione al bilancio di previsioni per l'anno 2017. Adottata d'urgenza con i poteri del Consiglio l'articolo 145, comma 4 e 5 del decreto legislativo 267 del 2000. Prelievo al fondo di riserva, deliberazione di giunta numero 164 del 5-10-2017. Modifica lo statuto della partecipata Castel di Sangro Servizi SRL adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 19-8-2016 numero 175. Regando il testo unico in materia di società partecipazione pubblica. Discipline a rete urbana con la realizzazione dei DEOR, approvato con delibera del Consiglio numero 5 del 4-3-2016. Piano di recupero, area studio, ditta Petrarca Santro ed altri. Adeguamento al vigente regolamento edilizio comunale, a quanto previsto dall'articolo 4,1 del DPR 380-2001, come sostituito dall'articolo 15,1 del decreto legislativo 257 del 2016, in merito all'obbligo di installare infrastrutture elettriche per la ricarica di veicoli. Accordo di programma per la riqualificazione e rigenerazione dell'ex area San Critano. Adesione all'associazione denominato Distretto Turistico Montano, Maiella Madre, approvazione schema e atto costitutivo e statuto. Mozione del gruppo consigliare del progetto comune, protocollo numero 16.400 del 22-11-2017, sull'associazione Prologo di Castel di Sangro. Interrogazione e mozione di interpellanza. Letti i verbali, essendo stati gli stessi pubblicati all'erbo pretorio, visto il parere della segretaria, essendo l'articolo 49,1 del decreto legislativo 18-8-2000, numero 267, in ordine alla regolarità tecnica, passiamo alla votazione. Chi è d'accordo? Per l'immediata eseguibilità. Passiamo al terzo punto dell'ordine del giorno. Ratifica e deliberazione della giunta numero 191 del 29-11-2017, avendo in oggetto sesta variazione al bilancio di previsione per l'anno 2017, adottata con urgenza con i poteri del Consiglio, all'articolo 175, comma 4 e 5 del decreto legislativo numero 267 del 2000. Bene, qui avete avuto modo di osservare nell'allegato della deliberazione
puntate che oggi ratifichiamo, quindi sono state delle modificazioni, quindi delle variazioni al bilancio di previsione 2017 e nel pluriennale 2019, circa sia sul profilo delle variazioni di competenza, scusate, non usciva, e le variazioni di cassa. Per l'una hanno riguardato delle maggiori entrate non previste, e poi per la competenza andiamo chiaramente su quelle che sono le attribuzioni per i vari capitoli che avevano necessità di essere rimpinguati alla luce delle esigenze che si sono verificate, tenuto conto che abbiamo sostanzialmente operato questa revisione di bilancio a novembre, quindi insomma all'esercizio pressoché definito, pressoché assestato. Ora, se avete avuto modo di osservare l'allegato, come accennavo, sono indicate tutte le variazioni apportate dai capitoli che erano rimasti sprovvisti di copertura, ed altri per i quali è stata possibile una riduzione. Io non so se è necessario aggiustare uno per uno, ma credo che in qualche modo, anche sia pur sinteticamente, ma è più senz'altro e maggiormente esaustivo l'allegato di qualsiasi altra ulteriore indicazione del sottoscritto. Quindi passiamo la parola. Avevamo qualche dubbio su alcuni numeri che non ci guardavano, ma abbiamo chiarito con gli uffici il perché di alcuni spostamenti piuttosto rilevanti sulle spese per il servizio di smaltimento di rifiuti che riguarda la convenzione con il Congesa e su altre voci. Tecnicamente abbiamo, come dire, fugato qualche dubbio che c'era venuto leggendolo l'allegato, però ovviamente come atto di bilancio, in quanto atto di bilancio, non voteremo contro la fiscale. Bene, ci sono altre domande? Allora passiamo alla votazione. Parla di mano. Sei d'accordo? Ok. Passiamo all'immediata eseguibilità. No. Chi è contrario? Chi è contrario? Grazie. Allora, eseguiamo la della dichiarazione. Quarto punto all'ordine del giorno. Affidamento distretto di servizi della Castel di Sangro Servizi ai sensi dell'articolo 16, comma 1 del decreto legislativo 175 del 2016, agli articoli 5 e 192 del decreto legge 50 del 2016. Provvedimenti. Bene, sempre sì. Sì. Come sapete, gli affidamenti alla Castel di Sangro Servizi riguardano diversi settori e diversi comparti della nostra azione, della nostra attività, e per quanto riguarda chiaramente i termini di conferimento sono tutti pressoché in scadenza annuale, ovvero periodica, ma comunque siamo in questo periodo dell'anno, perché chiaramente hanno una relazione con l'anno solare. Ora, in questa sede, tutto nasce chiaramente da un primo conferimento del 2014, nel quale chiaramente vengono indicati espressamente i servizi che la società aveva in affidamento. Parliamo del servizio di pulizia dei locali comunali, la custodia e pulizia del palazzetto dello sport, servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale in generale, servizio tecnico, amministrativo, consulenza di supporto al servizio scuola, servizio ambientale, raccolta di e trasporto dei rifiuti assimilabili e pulizia strade e piazze, quando allora la Cassa di Sangro Servizi gestiva anche la raccolta e smaltimento dei rifiuti. Alla luce chiaramente degli affidamenti che abbiamo costruito anche nei riguardi del Cogesa circa il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quindi un servizio
il ciclo integrato dei rifiuti, ad oggi residuano sostanzialmente, quindi slatterati di conferire alla Cassa di Sacro Servizio, con l'altro ci accingiamo a discutere e a valutare, la pulizia dei locali comunali, come già accennato, la custodia e il palazzetto dello sport, poi ancora manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale, qui ricompreso le attività di manutentive fatte con parte del personale della società, il servizio tecnico amministrativo del comune, in questo sono ricompresi gli impiegati che abbiamo presso i vari uffici e gli sportelli del comune, e in più il supporto al servizio scolastico. Questi sono i servizi che ad oggi andiamo a conferire, e da qui, in allegato alla deliberazione, troverete una relazione istruttoria dell'articolo 192 secondo comma che ne verifica la convenienza e la opportunità di ricorrere all'affidamento in house piuttosto che una esternalizzazione dei servizi, comunque non tutti eventualmente esternabili in ogni caso. A questo argomento poi magari giusta più informazione diremo pure che è prossima il recupero dello spazzamento della città, perché insomma l'intesa con cui ci sappiamo che è più opportuno che questo servizio venisse svolto direttamente dal comune e per esso la società, perché per dare una maggiore coerenza rispetto alla conoscenza e alle dinamiche che chiaramente il servizio impone, perché sappiamo bene che è vero che i rifiuti, lo smaltimento e la raccolta dei rifiuti seguono anch'essi un flusso di saliscendi, insomma di una implementazione dovuta alle presenze turistiche e poi alla normalizzazione. La pulizia ha invece una dinamica talvolta diversa e che può in qualche modo essere meglio gestita attraverso un controllo e un'organizzazione autonoma che può essere sicuramente condotta alla società e quindi alla Cassa di Sacro Servizio. Comunque per ora ci limiteremo a conferire in house questi servizi di cui abbiamo parlato, sono gli stessi che già sono in essere con la società, e in seguito vi anticipo già che torneremo su questo argomento per discutere i complimenti in house del servizio di spazzamento delle strade pubbliche. Sono aperta la discussione. Sì, noi abbiamo votato la volta scorsa a favore dell'affidamento alla tutti i servizi servizi possibili da affidare, e quindi voteremo a favore di questa prima attuazione di quella delibera generale. Ovviamente, come dicevamo l'altra volta, noi consideriamo questo un esperimento utile e importante che va però seguito e monitorato, quindi seguiremo con molta attenzione poi gli sviluppi dell'attività concreta della multiservizi per vedere effettivamente se l'efficienza e l'efficacia della nostra società in house è così effettiva o migliorabile nel momento. Quindi voteremo a favore di questo. Sono altre domande? Posso aggiungere solo che la prospettiva del recupero anche del servizio di spazzamento delle strade, di pulizia delle strade, è da considerarsi un fatto positivo, perché in alternativa vi avremmo chiesto di sollecitare effettivamente il Cogesa ad una maggiore attenzione, perché riguardo a questo aspetto non c'è particolare soddisfazione né da parte nostra ma soprattutto da parte dei cittadini. Quindi il fatto che riacquisiamo tra le competenze del Comune, e quindi poi si prevede un affidamento in house superiore alla CDS Servizi, in questo aspetto è da considerarsi come un fatto certamente positivo. Sì, poi al riguardo dobbiamo pure precisare che questo è un servizio che talvolta si pone ad un confine, è pure difficile stabilire quali sono le competenze e come. Talvolta occorrono delle abilitazioni, sia pure banali, sia l'uso di strumenti tagliaerba,
tutte quelle situazioni che chiaramente non venendo svolte contestualmente o in concomitanza significa che anche la pulizia dei riservi, quegli angoli per i quali sono presenti i ciuffi d'erba, tutte queste condizioni che non competerebbero, se non rientrerebbero nella fattispecie dello spazzamento, lì le controversie insomma, chiaramente si sprecano. E quindi in ragione di questa diciamo, esigenza di armonizzare, di rendere piuttosto organico il servizio, riteniamo più opportuno e pertinente svolgerlo in house, così come stiamo facendo con le altre cose. Quindi possiamo procedere alla votazione. Alza la domanda. Sì. Per l'immediata eseguibilità. Passiamo al quinto punto dell'ordine del giorno. Convenzione per la gestione associata dello sportello unico per l'edilizia. Suo e rinnovo. Bene, qui sapete che già dal 2015 è intervenuta una modifica normativa che ci impone chiaramente l'acquisizione telematica degli atti e delle istanze inerenti al settore edilizio. Da qui l'esigenza di allestire lo sportello unico per le edilizie, che è sicuramente un sistema telematico, ma è anche un sistema che consente una relazione contestuale, sempre aperta, linea continua con gli utenti e con i relativi tecnici incaricati. Certamente un modo non solo imposto dalla legge, ma anche un modo per modernizzare, per rendere più trasparente l'azione amministrativa in questo delicato campo che riguarda la vita di una comunità sicuramente. Da qui però, tenuto conto che condividiamo con il Comune di Carasa e in parte con il Comune Scondono, abbiamo dovuto condividere con gli stessi anche l'esercizio e lo svolgimento dello sportello unico per l'edilizia, e quindi in questa occasione andiamo a rinnovare fino al 2020, quindi evitando anche dei rinnovi brevi in forma associata allo sportello unico con il Comune di Roccaraso e il Scontrone. E da qui chiaramente poi si andrà a determinare il proseguimento di questa azione già intrapresa con i comuni che ho menzionato, ma sicuramente un qualcosa che ci vede insomma sicuramente al passo coi tempi, ma sicuramente in conformità alla norma. E vi dico anche che non tutti i comuni ancora sono dotati di sportello unico per l'edilizia, quindi insomma in questo possiamo dire la nostra soddisfazione di averlo fatto tempestivamente e sicuramente in maniera efficiente. Quindi andremo a rinnovare in forma associata fino al 31/12/2020. No, sulla domanda diciamo noi siamo ovviamente favorevoli a questo rinnovo, come fummo favorevoli alla convenzione che era stata precedentemente attuata, quindi voteremo a favore di questa delibera. Bene, allora passiamo alla votazione. Unanimità, approvato. Passiamo all'immediata eseguibilità. Sesto punto all'ordine del giorno, salvaguardia del Tribunale di Sulmona. Abbiamo sicuramente un argomento che alcuni dei presenti conoscono bene, chiaramente legati all'attività forense. Un argomento delicato soprattutto per la nostra area, che è un'area che è sufficientemente distante da quella che è la volontà diciamo che si traduce nella volontà del legislatore, nell'accorpare, ovvero nel centralizzare nelle sedi provinciali i tribunali, e quindi in Abruzzo avrebbero previsto ovviamente alla luce della riforma della 148 del 2011 quattro tribunali, uno per ogni provincia e uno per ogni provincia per le altre province sostanzialmente, e
ci rendiamo conto tutti, consapevoli anche dei disagi che avrebbero anche città come Pasto, città come Lanciano, nel venirsi depredate dal presidio giudiziario, ma per noi sarebbe una apoteosi. Immaginate che il nostro foro competente diventerebbe l'Aquila. Sapete pure che nella sfortuna del terremoto abbiamo ottenuto due prove, due tre, non ricordo bene, comunque siamo arrivati fino al 2019, arriveremo fino al 2019 con le prove concesse dal governo per via della concezione di disagio che vivono poi i presidi centrali, e quindi praticamente andremo avanti fino a questa scadenza. Ora, non si è atteso inutilmente, non si sta attendendo inutilmente il deposito in questo periodo, ma si è cercato di agire in qualche modo nella speranza di tradurre la proroga in deroga, e quindi in una statuizione in deroga al mantenimento del presidio giudiziario di Sulmona, del Tribunale di Sulmona. Le azioni sono state diverse, al di là di quelle politiche, al di là di quelle che hanno avuto a che fare con, chiaramente con l'azione dei parlamentari, delle istituzioni regionali e municipali. Il nostro Tribunale, con un'azione diciamo, assolutamente pregevole, svolta dal più che altro voluta dal Presidente del Tribunale, ha impresso al nostro Tribunale un'azione di ammodernamento e soprattutto di efficientamento, ma che si è sviluppato in un'organizzazione telematica, tanto che lo ha fatto diventare uno dei primi tribunali, se non il primo tribunale più efficiente d'Italia, almeno in termini di tecnologie, quindi di sistemi di trasmissione e acquisizioni telematiche. Questa è chiaramente una bandiera per il nostro tribunale, ma lo è anche per una città come quella di Sulmona, per la quale il Tribunale Sulmona è stato sempre un vanto. Insomma, non dobbiamo ricordare il prestigio dei giuristi che sono nati, che la città, ai quali la città ha dato il Natale, insomma, per cui ritengo che sia veramente uno schiaffo a una parte importante della storia della giustizia italiana, non solo della nostra giustizia provinciale. Quindi ritengo che questa azione sia meritevole di un'espressa condivisione e apprezzamento. Certamente in questo atto deliberativo sono ripercorse tutte le tappe, tutte le azioni, tutte le ragioni per cui si va a insistere sulla salvaguardia del Tribunale di Sulmona, per la quale da ultimo ho partecipato alla riunione svolta la scorsa settimana, nella quale sono state ricordate tutte le attività, tutte le azioni, tutte le ragioni per cui questo nostro Tribunale merita tutela e merita salvaguardia, dalla presenza di un supercarcere a tantissimi altri argomenti, la situazione orografica del territorio, la vastità del territorio che è quello che ci tocca più da vicino. Noi saremo a 300 km dal presidio di competenza della circoscrizione aquilana, quindi sarebbe qualcosa di davvero proibitivo e, se vogliamo, inibitorio di fatto del diritto di giustizia, se vogliamo. Aggiungiamo pure che la nostra legittima aspettativa, la nostra pretesa coincide esattamente con quella del Tribunale di Avezzano, che reclama un numero di repertorio superiore a quello dell'Aquila, per cui già verrebbe di cattivo occhio, già non accetterebbe sostanzialmente un declassamento rispetto all'Aquila, e quindi immaginiamo la soppressione. La stessa aspettativa ce l'ha Pasto e la stessa aspettativa ce l'ha ancora Lanciano. Un compromesso che chiaramente viene in qualche modo prospettato, ovvero indicato da alcune forze parlamentari che sono occupate della questione, e l'ipotesi di associare, quindi di rendere uniti questi tribunali di cui abbiamo parlato, per cui per quello che ci guarderebbe sarebbe l'ipotesi Avezzano Sulmona e Pasto Lanciano. Chiaramente in questa occasione non siamo a ribadire l'assoluto diritto e
e la coerenza e la doverosa azione di salvaguardia del Tribunale di Sulmona, rivolgendo un appello al Ministro e, e agli organi che si sono che si dovranno chiaramente occuparsi della ricerca. Questa sarà sicuramente una scelta di cui si occuperà il nuovo Parlamento e spero che se ne occupi con una maggiore sensibilità, ricordando che tutta questa azione riformatrice, quindi di razionalizzazione della geografia dei presidi giudiziari, nasce ad onda di un'esigenza di contenimento della spesa pubblica e quindi della spesa diciamo, per la giustizia. Chiaramente noi dubitiamo, ma insomma non possiamo altro perché per qualche esperienza professionale ce lo insegna, che questo effetto si sia potuto davvero tradurre in risultati apprezzabili e diciamo, meritevoli di considerazione e sicuramente non sono in linea con quelle che erano le aspettative del Parlamento allorché ha delegato il Governo all'emanazione del decreto delegato. Noi riteniamo invece che è in una conformazione, così come quella di una provincia dell'Aquila che ha un territorio vastissimo, non ce lo stiamo qui a ripetere ogni volta, 108 comuni, 48% della superficie regionale, diventa un qualcosa di davvero inibitorio, cioè pensare che possa continuare a persistere il diritto alla giustizia nel momento in cui si lascia un solo tribunale concentrato sulla parte estrema del territorio. Quindi è ragionevole immaginare che con un senso di responsabilità che dovrebbe gravare in capo alle forze politiche e per questo menziono espressamente anche la Regione, che è un soggetto privilegiato ad interloquire con il governo per il futuro dei presidi giudiziari, possa in qualche modo prevalere la ragionevolezza e una onestà intellettuale che in questo caso sarà necessaria per affermare insomma, l'unica e la prioritaria scelta di conservare il Tribunale di Sulmona, che io penso che dia, che continuerà a dare, che darà e che forse è una dei presidi dello Stato tangibili, percepibili, dignità e rispetto di un luogo che nel caso specifico è la Valle Verigna, è la città di Sulmona, ma ripeto, secondo me lo è altrettanto anche per noi, non fosse altro perché saremmo più penalizzati da una possibile soppressione. Per questo ci riferiamo soltanto agli aspetti pratici, funzionali, diciamo di distanza, ma io penso che anche gli aspetti più nobili, che sono sicuramente diciamo, l'orgoglio di un territorio, di meritare un'attenzione dello Stato per la conservazione di un tribunale, sia altrettanto una cosa importante che deve caratterizzare anche la scelta e la sensibilità degli organi deputati alla decisione. Quindi su questo atto deliberativo che è conforme per tutte le amministrazioni che lo stanno adottando, lo hanno adottato, ripercorre, ripeto, tutte queste argomentazioni sintetizzate, le puntualizza ancora meglio, ma sicuramente per quello che ci riguarda noi riteniamo che vada approvato nella sua assoluta integrità, salvo che ci possano essere qualche ulteriore integrazione, se ritenete necessario, ma insomma nella struttura, nella sostanza penso che possa essere assolutamente votato nella piena convinzione. Sono domande? Non ho una domanda, ma una considerazione, premesso che personalmente sono legato al Tribunale di Sulmona e quindi sono pienamente d'accordo con le considerazioni che ha fatto prima il sindaco. E premesso anche che per evidenti ragioni questo sarà un argomento che sarà affidato al prossimo Parlamento, al prossimo governo, io penso che sia anche utile quell'approccio ragionevole che diceva il sindaco per offrire delle alternative possibili, perché
per schierarsi su una posizione massimalista di mantenimento dello status quo di fronte a obiettivi, ragioni e anche necessità di razionalizzazione, non tanto e non solo della spesa, ma anche proprio degli uffici, è giusto ecco, proporre quelle soluzioni alternative alle quali si potrebbe aggiungere quella della sezione distaccata, come avviene per i TAR, che teoricamente dovrebbero essere uno per regione e che invece nel corso del tempo sono moltiplicati, perché poi dalla sezione di Milano si passa a quella di Como, a quella di Varese e via dicendo, e quindi si sono moltiplicati. Su Monaco potrebbe essere una sezione distaccata del tribunale dell'anno. Altra possibile soluzione, come dire, non c'è un ancoraggio costituzionale o legislativo della circoscrizione giudiziaria con i confini amministrativi. Potrebbe essere, come dire, aggregare il nostro territorio a Isernia e avremmo un tribunale, peraltro anche forse più vicino e raggiungibile che non la stessa Sulmona, alla quale tutti noi, ripeto, siamo affezionati. Quindi diciamo votiamo, credo, molto convintamente questa mozione, con diciamo anche la richiesta di poter magari partecipare a tavoli tecnici, tanto noi consiglieri, ma il sindaco certamente, dove poter avanzare proposte, come dire, alternative sia a quella della soppressione sia ad altre che ci possono vedere diciamo, emarginati e con un difficile accesso al diritto di giustizia di cui pure il sindaco parlava. Quindi voteremo a favore della mozione. Nella curata ipotesi per noi chiaramente resterebbero in campo poche altre chance, compreso quella che avevi menzionato. Ora questa è la fase della contrattazione, la fase sicuramente della opposizione a questa azione, che io credo che in qualche modo a 2 anni dall'applicazione della riforma possa anche suscitare un ripensamento negli organi di governo, perché in qualche modo credo che quei risultati tanto attesi, se non fosse altro perché non hanno assunto altro personale, magari non abbiano poi voluto accorso altre implementazioni, ma risultati concreti secondo me non ce ne sono stati, non ce ne potranno essere. Quindi forse più oggi ci vuole un'azione convinta e assolutamente concentrata sul mantenimento. Quello che sarà lo scenario futuro alla luce di una possibile soppressione lo andremo a ridiscutere, ma oggi credo che sia anche opportuno evitare di parlare, perché potremmo anche dare l'idea di essere un po' rassegnati a un destino magari negativo. Quindi massima determinazione in questa sede. Certamente raccolgo anche l'appello del consigliere Ritto ad estendere la massima tanto della diciamo coinvolgimento alle azioni e alle attività che si andranno a svolgere sul tema e sulla provincia. Grazie. Ci sono domande? Nessuna? Allora passiamo alla votazione. Immediatamente esecutivo. Passiamo al settimo punto dell'ordine del giorno, salvaguardia dei distaccamenti della Polizia Stradale di Castelpisandro e di Sulmona. E anche qui parliamo di argomenti un po' preoccupanti, se vogliamo, perché con questa tentazione del governo centrale di voler razionalizzare, ovvero dietro questa terminologia ci sono delle semplici soppressioni, chiusure,
e smantellamenti di sistemi e presidi importanti per i territori che ne diventano sempre meno e sono sempre più inefficienti. Ora qui parliamo della polizia, del distaccamento di polizia stradale di Castellisacro e del distaccamento di Sulmona. Noi abbiamo in questo atto deliberativo di percorso esposto tutte le ragioni per le quali vi è la necessità, la ragionevolezza e la opportunità di mantenimento del distaccamento. Io tempo fa partecipai a una conferenza di servizio indetta dalla prefettura su mandato del Ministero che avrebbe dovuto in qualche modo raccogliere il consenso delle forze dell'ordine, dei comuni interessati e della prefettura, finalizzato alla soppressione. Vi ometto le mie dichiarazioni in quella sede, ma vi dico soltanto che i ragionamenti posti alla base della soppressione erano davvero cervellogici. L'idea era quella di ci togliamo il personale dalle caserme, così lo mettiamo sulle strade. Questa era la sintesi del discorso. Ma nel principio poteva anche starci qualora nel caso nostro ci fosse del personale all'interno della caserma, no? E qualora il personale fosse riuscito a raggiungere questi luoghi quando vi è necessità, perché questa, noi siamo caratterizzati, ovvero a volte separati dall'area, da Sulmona, dalla Valle Venia, dal valico, che spesso è intransitabile, inaccessibile, impercorribile, e vi è necessità di governare i flussi stradali da un lato e dall'altro. Quindi se le forze di polizia si trovano già di qua, qualcosa potranno anche fatto, così come è successo lo scorso anno, okay, dove si è dovuto interrompere un traffico notevole che andava su tre direttrici, la statale 17, la SS84 Marsicana e la Fondovalesana, perché chiaramente c'era il presidio, c'era la forza di polizia presente. Diversamente sarebbe dovuto aspettare o attendere miracolosamente l'arrivo delle pattuglie da Sulmona, perché avrebbero potuto poi svolgere questa azione di salvaguardia. Quindi insomma sono veramente situazioni ai limiti della decenza, credo io, e probabilmente per le quali vale una ragione che per loro è applicabile a tutto il territorio nazionale, perché sono convinto che quando partono certi limiti loro ritengono che una ragione, un argomento, o una motivazione possa essere adattabile o valida per tutto il territorio nazionale, ignorando tra l'altro, cosa che io vi confesso che in quell'occasione andai veramente fuori da ogni limite di rispetto per ogni questo, di presenti, contravvenendo alla logica del controllo, che da che mondo è mondo impone il controllo dei confini, il presidio, l'azione di controllo, di verifica di alcune situazioni si svolge nei luoghi da dove si accede, da dove si è in grado di arginarlo eventualmente. E la Regione Abruzzo c'ha quale fonte, quale lato più tra i pericolosi, più rischioso, più consistente, il lato sud, dal quale arrivano direttrici dalla Puglia e dalla Campania. Questo è un dato inequivocabile. E una volta diciamo transitati nella nostra zona, si può sviluppare una penetrazione su tutto il territorio provinciale. Ecco perché abbiamo ribadito in questo progetto delle ragioni elementari, essenziali, che dovrebbero in qualche modo condizionare il pensiero, ovvero far rivedere dei falsi convincimenti indotti nelle sedi deputate alla decisione. Certamente si è ignorato la valenza interregionale del nostro presidio, certamente si è ignorato la delicatezza, la vicinanza a dei luoghi chiaramente ad alta criminalità, tutta una serie di ragioni che noi abbiamo ribadito in questa occasione e, come avete avuto modo di vedere, abbiamo persino esposto la nostra disponibilità a rinunziare a quel minimo canone, oramai veramente ridotto al lumicino, che il Ministero degli Interni ci versa per l'uso
della caserma, insomma, dello stabile. Quindi rappresentiamo poi agli organi che avete letto nella stessa deliberazione, che sono quelli che io ho individuato e ricercato quali soggetti dai quali dipenderebbe proprio questa decisione. Precisando ancora che io agli atti del nostro comune ci sono già diverse note che ho inviato sempre con le stesse argomentazioni, che oggi però devo dire esponiamo in maniera più puntuale e precisa, e che hanno già scongiurato la ricomprensione del nostro distaccamento nel decreto di marzo. Se andate sul sito del Ministero già c'è un elenco di stazioni soppresse, tra cui non ci siamo noi, ma c'eravamo in quell'elenco nella stesura originale. Quindi siamo riusciti a sfuggire a questa prima insidia, a questa prima azione restrittiva che è stata adottata dal Ministero. Quindi noi affermeremo, credo cose ci sono, ribadisco anche in questa occasione, contributo da offrire, nessun problema, ma conoscendo un po' il pensiero, ci siamo più volte scambiati in questa sede, crediamo di aver riportato una ragionevole sinteticità tutta la ragione e le motivazioni per il mantenimento del presidio. E chiaramente questa deliberazione verrà poi all'esito della pubblicazione trasmessa agli organi che abbiamo indicato la stessa deliberazione. Una domanda? Sì, anche qui è un punto che si collega strettamente a quello precedente. Il problema di fondo è quello delle aree interne. Noi rappresentiamo una delle aree interne di questa nazione, di questo paese, che ormai via via, anno dopo anno, decennio dopo decennio, rischiano un declino e uno spopolamento con ripercussioni notevoli sull'intero sistema paese. E se si continua a depauperare le aree interne, quei pochi servizi che sono rimasti, e questi di cui stiamo parlando, servizi di giustizia, servizi di polizia, che sia quella giudiziaria o quella stradale, poco importa, sono servizi fondamentali per consentire alle persone di vivere in queste aree, ma soprattutto per consentire a queste aree di svilupparsi, di avere una prospettiva, non a 5, ma a 50, a 100 anni. Quindi è un ragionamento che noi condividiamo pienamente, e quindi come ovvio voteremo a favore di questa mozione. Si tratta di salvaguardare i territori e forse, ecco, sarebbe utile anche, come dire, esistono dei coordinamenti dei sindaci, dei comuni, delle aree interne, cioè far diventare questi argomenti come dire, condivisi e portarli su tavoli governativi con maggiore forza, che non sia solo Castelpisano o Roccaraso, ma che siano le tante aree interne che si trovano più o meno nelle nostre condizioni. E comunque va benissimo questa delibera così come è stata scritta, quindi voteremo. Grazie consigliere Diritto. Su un'altra domanda? Posso aggiungere? Sì, prego. Alle giuste riflessioni fatte dal sindaco e dal capogruppo, evidente che voteremo convintamente a favore di questa mozione. Parlare del distaccamento della salvaguardia, del distaccamento della polizia stradale di Castelpisano, significa anche un po' più in generale evocare il tema della sicurezza. E sappiamo tutti che negli ultimi tempi in particolare c'è stato un moltiplicarsi anche di furti nelle abitazioni, che hanno destato giusta preoccupazione ed allarme nei cittadini. Quindi, in riferimento a ciò, la domanda è questa: se considerate prioritario nell'ambito dell'azione amministrativa la realizzazione e l'installazione di un impianto di videosorveglianza che vada a coprire almeno in parte i punti nevralgici del territorio comunale. Sappiamo che questo tipo di attività nell'ambito del progetto Smart City era già previsto nell'ambito dell'accordo della convenzione con la CPL Concordia. Quindi
questo tipo di progetto Smart City o eventualmente altre risorse che ritenessimo dover mettere a disposizione attraverso il bilancio comunale, se ritenete che questo tipo di attività possa essere prioritaria per la salvaguardia della sicurezza sul nostro territorio. Ma certamente sì, è chiaro che nell'ambito della proposta che poi è risultata aggiudicataria della meno in gestione della pubblica illuminazione vi è anche inclusa la videosorveglianza, certamente nei punti strategici. Videosorveglianza che nella riprogrammazione che la città di Roccaforte sarà oramai obbligata a fare, anche a voi in ambito di terreno che abbiamo fatto, la ricomprenderà, ma noi insomma al Vigilino stiamo studiando anche un modello idoneo di videosorveglianza. La videosorveglianza non è quella che ti indica una tipologia di un veicolo che passa, ma una videosorveglianza capace di leggere la targa, capace di essere davvero puntuale nella rilevazione del transito. E questa chiaramente riguarderà i punti strategici della città, anche se dobbiamo trasmettere ai cittadini una maggiore attenzione e convincere i cittadini che la videosorveglianza possa essere la panacea di tutti i mali, sarebbe poi altrettanto pericoloso. Certamente è un deterrente, certamente è un modo per attenuare, quantomeno per compiere anche quelle attività investigative necessarie per la individuazione dei responsabili di reati sicuramente. Circa la raccomandazione che faceva il consiglio Ritto del coinvolgimento del territorio, vi posso assicurare che sono tematiche che nella quotidianità, ovvero nelle occasioni assemblare che facciamo così, da cui noi rappresentiamo sempre. Vi dico anche che oramai lo abbiamo visto oggi con Sulmona, il sindaco di Sulmona che oggi è andato a rapportare al Presidente del Consiglio, proprio del senso, no? Forte, convinto, è quello che ha riuscito, chiaramente gli è stato determinato da quella decisione impropria del governo, chiaramente non ha determinato una partecipazione consistente, ma noi siamo andati in qualche modo a confortare questa azione del sindaco, ma per dire che aleggia anche una sorta di atteggiamento un po' rassegnato, ma insomma se non lo vogliamo definire rassegnato, ma molto pessimistico dei comuni, per cui almeno a noi che su cui grava l'onere di svolgere azioni incisive, azioni qualificate anche nel campo della salvaguardia dei presidi, dobbiamo essere decisivi nelle sedi, ma decisivi con delle argomentazioni, se mi consentite, piuttosto tecniche e piuttosto scientifiche laddove è possibile, perché le nostre relazioni sempre di più sono con gli apparati burocratici, cioè sempre meno con gli organi politici. Purtroppo il buon Bassanini, caro Alfredo, questo tracciato lo ha oramai individuato da qualche decennio, per cui si è assestato in questo modo. E le figure oramai tecniche e dirigenziali sono poco incline a raccogliere buone argomentazioni politiche, morali, etiche o di ragionevolezza, ma piuttosto eventualmente sensibili a ragionamenti di tipo tecnico e scientifico. Noi penso che su questo abbiamo dato un report completo delle ragioni del mantenimento. Sono altre domande? Allora passiamo alla votazione. Caro Saranna, caro Luca. Votiamo l'immediata eseguibilità. Allora, poi c'è il punto che ci eravamo dimenticati di inserire nella scorsa. No. Beh, in ordine ci sta prima la proposta vostra, se noi dobbiamo invertire. Come volete voi? Beh, tanto l'altro è veloce. Quindi facciamo dalla integrazione, invertiamo l'ordine di priorità.
Allora, approvazione della convenzione per la gestione associata per il comune di Roccaraso per lo sportello unico per l'attività produttiva del suolo, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18.8.2000 numero 267. Sì, qui al di là di tutte le argomentazioni che abbiamo espresso già in, per quanto riguarda il suo, cioè lo sportello unico per l'edilizia, valgono poche altre ragioni, se non fosse quella della già individuata, perché il comune di Castelzago si è determinato a recuperare la competenza sullo sportello unico in attività produttiva, perché prima in capo al patto territoriale Zagore. Quindi da qualche, da un anno o due, non ricordo bene, non dice la segretaria, ma non ricordo il periodo, comunque insomma dal nostro insediamento abbiamo deciso di svolgere autonomamente questo servizio, lo abbiamo fatto con la concessione della sportella del sistema telematico della Camera di Commercio. Quindi possiamo essere abbastanza soddisfatti dello svolgimento, certamente nella prima fase di rodaggio, siamo a un anno di esercizio, quindi siamo abbastanza contenti di come stanno andando le cose. Oggi il Comune di Roccaraso ci chiede di condividere questa azione amministrativa e noi chiaramente rilasciamo la disponibilità come abbiamo fatto per l'altra attività. Un'ultima sottolineatura sul punto che il periodo di validità, segretaria, quindi anche per questo vale il 2020. Previsto nella convenzione. La convenzione prevede la data, c'è un articolo della convenzione. Quindi all'interno della convenzione è richiamato il periodo di validità. Quindi anche se non espressamente indicato nel dispositivo della delibera, assumiamo il dato. Nel dispositivo noi istituiamo il sportello unico e approvare la legge della convenzione. Quello diciamo, assumiamo la validità della validità dell'accordo sulla base del termine indicato nella convenzione. Della convenzione. Bene, ok. Bene. Sono argomenti? Nessun argomento? Allora, per alzata di mano, proviamo. Approviamo l'immediata eseguibilità. Ok, allora poi c'era noi che avevamo quasi aperto, però subito chiuso per timore di affondare ovviamente, che era il punto numero 8, che è la proposta dei consiglieri delle reti Raffaele a Carnevale e Diego Carnevale, datata 27/10/2017, circa il servizio di gestione documentale e archivio del Comune di Castelzago. Faccio solo una breve premessa, perché poi l'illustrazione chiaramente è doverosa che la fate voi proponenti. Questa nostra iniziativa, cioè l'iniziativa di delocalizzare l'archivio e di renderlo informatizzato, scaturisce da quella che è stata un'esigenza di sgombero dei locali dell'archivio del sottotetto del comune, dove era depositato pressoché tutto il materiale di archivio del comune. In secondo luogo, da quella che è la tendenza, che vi assicuro è oramai preponderante in tutte le amministrazioni, tra le più importanti, di delocalizzare l'archivio, di renderlo informatizzato e acquisibile chiaramente in forma rapida ed efficiente, e quindi sulla base di questo tipo di modello, di questo sicuramente sistema organizzativo, ci siamo determinati ad affidare alla società, alla CISLA Progetti SRL, la gestione dell'archivio. Precisiamo ancora un ultimo particolare. È chiaro che le valutazioni di gestione interna dell'archivio non sono mancate, sono state fatte con una puntualità e vi posso assicurare anche con un'analisi economica, perché non abbiamo immaginato minimamente di poter riallocare l'archivio
del sottotetto del comune, perché intanto parliamo di un peso consistente, okay, su una struttura che è in via di miglioramento dal punto di vista statale, ma che non raggiungerà obiettivamente i limiti di vulnerabilità imposti dalla legge, ma quantomeno quelli diciamo, sui quali si può in qualche modo essere sicuri della vulnerabilità. E quindi si doveva in qualche modo immaginare il reperimento di un locale che per la consistenza del nostro materiale non può essere per 300-400 metri quadrati, il quale locale avrebbe dovuto poi essere messo a norma dal punto di vista della sicurezza, cioè dell'accesso al locale, al materiale, la sicurezza all'incendio e l'assegnazione almeno di una unità. Questo è il ragionamento, credo, ineccepibile, solo il ragionamento posto alla base. Il risultato economico di tutto questo è, tenuto conto che l'allestimento di un archivio supponeva l'acquisto di attrezzature, di scaffali, di tutta una serie di elementi strumentali, non sarebbe stata cosa di poco conto. Nello scenario regionale, vi dico, per tutte le amministrazioni più importanti, le municipali, diciamo così, si sono già affidate a società di questo genere, se non alla stessa addirittura, da ultimo il Comune dell'Aquila, ancora tribunali, procure della Repubblica, tutti hanno optato per questo genere di cose. Noi però non abbiamo ritenuto fare un conferimento integrale di questo, del nostro materiale archivistico, ma abbiamo pensato di tenere in disparte, quindi trattenere la parte dell'archivio storico, per la, che è a cavallo tra archivio storico e biblioteca storica, quindi quel materiale pregiato, quel materiale che ha sicuramente una valenza di bene culturale, che è depositato presso il Museo della Maddalena, dove immaginiamo si possa, all'esito di tutta una serie di azioni e di attività, si possa allestire un angolo interessante di questo, diciamo, espositivo. Ma espositivo, dobbiamo ancora precisare che l'attività necessaria per il mantenimento in sicurezza di questo materiale non è solo quello di blindare i locali e di metterci, di allestire il sistema di igiene, ma anche quello della modificazione di tutta una serie di sicurezze che attengono, non devo dirlo a voi, alla conservazione del materiale cartaceo, che chiaramente è sempre materiale delicato e esposto a fenomeni di degrado. Queste sono le ragioni che ci hanno indotto a valutare e quindi ad adottare la determinazione che è susseguente alla deliberazione 147 del 2017, che poi scaturita da una determinazione 346 di ottobre 2017 adottata dal funzionario. Ora, chiaramente segue l'esposizione della consigliera delle reti, che è stata firmataria insieme al consigliere del Diego Carnevale. Poi io, insieme insomma, al nome del gruppo, riporterò quali sono i limiti non solo amministrativi di questa proposta, ma anche gli impedimenti normativi. Comunque, in disparte è ragionevole attendere l'esposizione completa del gruppo. Dunque, non si discute sulla legittimità del pensiero che l'amministrazione ha fatto circa l'affidamento del materiale archivistico per motivi che attengono appunto a ristrutturazioni dei locali comunali. Questo però va a contrastare con quella che è proprio lo spirito dell'archivio, quello che è l'anima dell'archivio. Io, visto che insomma, forse ce lo possiamo permettere, voglio invece riportare la cosa a un ampio, se volete anche più romantico, però più identitario, più territoriale, più nostro, e poi passiamo ai documenti che avete citato. E volevo leggere due righe di Vincenzo Balzano, della storia del Reame del 42, che parlando di Castel di Sangro diceva:
Si tratta di una piccola città, posta una delle principali porte degli Abruzzi, che vi poteva facilitare o proibire l'accesso. E un tal fatto principalmente operò nella massa popolare agente, creandosi la propria vita nella formazione dello spirito, del carattere regionale, nella costituzione ideale della patria. Sapere le vicende del piccolo angolo che ci vide nascere, sapere chi ci ha vissuto prima di noi, per quali virtù e quali difetti nella una vita ora più felicemente, è cosa desiderata e nel tempo stesso necessaria, perché la conoscenza di ciò che più non è insegna ciò che deve essere, nel senso che apprendere quel che hanno fatto i nostri maggiori è sapere ciò che dovremmo fare noi. Questo è Vincenzo Bazzano, 82, grande studioso, archivista, letterato, bibliotecario. L'archivio è identità, e sono beni inalienabili, sono beni demaniali, sono beni che noi possediamo in misura altissima, perché noi abbiamo un archivio antico dal 1302 al 1793, archivio storico in due tranche, 1793-1860 e 1860-1960. Poi abbiamo un archivio di deposito fino al 2006 e l'archivio corrente. Noi possiamo considerare un'altra strada, ripeto, a quella che l'amministrazione ha individuato con le sue motivazioni, e la strada è quella di mantenere i documenti a Castel di Sangro. Abbiamo fatto dei sopralluoghi che possono essere approfonditi e noi abbiamo tre punti che potrebbero eventualmente essere utilizzati. Uno è quello appunto già citato del convento della Maddalena, poi c'è il piano superiore dell'Agenzia delle Entrate di due stanze e poi c'è anche la Pinacoteca. Ci sono quindi dei locali che non avrebbero bisogno, a detta di tecnici non miei, ma insomma, ripeto, queste sono cose che possono essere puntualizzate con una maggiore attenzione e rigore sicuramente, ma non hanno bisogno di grandi interventi, se non un ripensamento e una ricollocazione in alcuni ambienti per quello che riguarda il convento della Maddalena in particolare. Cosa fattibile da quello già deciso. Ok. Inoltre, per quello che riguarda l'inventariazione e la catalogazione, fare uno spostamento in questo momento è anche abbastanza pericoloso, perché noi non abbiamo la completa contezza del materiale. Spostarlo adesso potrebbe anche significare perdere qualcosa di importante, perché noi abbiamo alcuni pezzi che sono pezzi straordinari. Nelle delibere citate in realtà c'è un po' di c'è qualche passo interpretabile, perché si parla prima dell'archivio storico come mantenuto a Castel di Sangro, poi si dice che una parte deve essere comunque trasferito, insomma c'è un po' di difficoltà interpretative. È vero che i comuni hanno affidato in gran numero alla ditta che il sindaco citava il loro patrimonio, ma si tratta di un servizio di archivio corrente e di consultazione, quindi è una parte estremamente ridotta. Se a tutto questo aggiungiamo che ci sono a Castel di Sangro delle persone, parlo di persone con lauree estremamente affini, esperti di settore, che potrebbero costituire un gruppo di lavoro per fare un nuovo istituto, proprio l'archivio storico di Castel di Sangro. Noi abbiamo famiglie castellane che nel dopoguerra, per salvare l'archivio, ci hanno messo quasi la pelle, e noi dobbiamo rendere onore al nostro territorio con la memoria, cioè un futuro non può dimenticare assolutamente il passato. Ci sono le persone adatte a costituire in parte, anzi attualmente volontariamente, un gruppo di lavoro per fare questo tentativo. L'affidamento ci può sempre essere,
se il tentativo fallisce, nulla vieta di poter trasferire, la società non scappa, anzi quella società potrebbe essere d'aiuto, di sostegno per il patrimonio dato magari, però qui l'archivio informatico, come sa il sindaco, è un nostro pensiero. Non delegare alla ditta di cui parlava il lavoro previsto non significa tenerla fuori, significa utilizzarla, perché poi per alcune certificazioni deve fare quella ditta, ma mantenendo il nostro patrimonio a Castel di Sangro. Con quei denari si può fare in maniera insomma abbastanza agevole. Diamoci un tempo, proviamo, tentiamo questa strada. Ripeto, c'è sempre il tempo perché si possa intervenire in un altro senso, ma creare un archivio storico a Castel di Sangro con tutto il patrimonio storico e stabilire il corrente di deposito, un'altra collocazione, è una cosa che lo Stato attuale si può fare. Facciamo una valutazione economica molto precisa, nella massima serenità, nella massima trasparenza, le persone che ci possono lavorare. D'altra parte, fino ad ora è stato gestito come le persone che ci hanno lavorato in biblioteca e in archivio meglio hanno potuto. Ora però è anche l'occasione per aiutare le persone che si pensa di aiutare o per, affinché il gruppo di lavoro possa fare una ricostruzione puntuale di tutto il patrimonio e poi fare l'archivio informatico e pensare a creare un nuovo istituto. Noi pensiamo che potrebbe essere insomma una grande chance e per questo Consiglio Comunale in un momento storico in cui questo può avvenire, perché ci sono le persone che potrebbero farlo con l'appoggio della società che lei ha citato, ma troviamo un'altra strada, perché trasferire l'archivio significa trasferire parte della memoria di Castel di Sangro. E questo, qui c'è Raffaele Buzzelli, che io conosco da quando ero bambina, come Terzo Di Gallo, come Maria Santucci, come tanta gente, ma l'amministrazione, il tribunale della sua interezza, deciderà chi potrà fare parte di questo gruppo di lavoro, ma manteniamo l'archivio a Castel di Sangro. Diamoci un tempo. Il trasferimento è sempre fattibile, ma non disfiamoci subito, non tentando altre strade. D'altra parte stiamo mettendo a servizio gratuitamente anche una professionalità, un lavoro. Diamoci questa possibilità. Un domani, se la cosa cresce, potrebbe diventare foriera di un circuito museale, insomma le idee ci sono, l'esposizione, tante cose. Quindi proviamoci, non scartiamo subito l'ipotesi. Però la prima cosa che è molto veloce per consentire di indicare è questa, cioè la nostra scelta è una scelta responsabile, però sembrerebbe che sono di barbari. No. Per cui rievochiamo i pensieri nobili sicuramente del Vincenzo Balzara, qui è intitolata la biblioteca, verso il quale noi ci rivolgiamo con atteggiamento sacro sicuramente, ma insomma di sacralità. Detto questo, poi insomma è inutile sottolineare la improponibilità del documento, e credo anche che il buon collega Fioretto abbia già percepito i profili di contrasto con la normativa degli enti locali, le attività gestionali e tutta una serie di cose. Qua sussistono delle esigenze di diverso genere. Una è di tipo logistico. La geografia che hai ricostruito tu suppone intanto delle scelte sulle destinazioni degli immobili. Noi oggi siamo sostanzialmente accampati presso la sede della provincia e chiaramente abbiamo ancora pezzi i vigili urbani nella porticata di Piazza Pulpicini, tutta una serie di questioni che dobbiamo discutere alla luce di una razionalizzazione, ma anche una impostazione
e organica dei locali e delle funzioni dell'ufficio del comune. Detto questo, che è prioritario un po' in base a qualsiasi altra decisione noi volessimo assumere, anche in relazione all'archivio storico, all'entità, alla quantità di materiale che vogliamo conservare. Tenuto conto sempre, questo mi dispiace, lo devo ricordare, che la manomissione continua di quel materiale è un'azione assolutamente censurabile, ma è un'azione assolutamente vietata, perché io l'ho visto in questa sede, la disinvoltura con cui si usano e si maneggia quel materiale, l'ho visto qui dentro, ok? È una cosa che credo che dovremmo evitare, e se la vogliamo evitare dobbiamo usare la tecnologia che oggi c'è e all'epoca non c'era, se mi consente. Quindi tutta una serie di ragionamenti, io vi dico, la società è già stata ingaggiata, pensare di poterla estromettere o di limitare l'azione che deve sempre volere. Vediamo ragionevolmente insieme a loro quale sia, credo, un'azione di un possibile mantenimento e quale parte, come soprattutto mantenere una parte dell'archivio, quel variabile materiale che ha oramai secoli di vita, se ha bisogno di una bonifica, certamente non lo può stabilire il buon gruppo di lavoro che tu proponi, che magari avrà una visione archivistica della cosa, ma non avrà una visione chiaramente scientifica della fisica, chimica, non so come altro definirla, del materiale. Tutta una serie di ragionamenti. Io direi, accettiamo questa sollecitazione che tu ci fai circa la verifica di che cosa e come conservare la parte dell'archivio, che è un nostro intento. Noi non abbiamo deciso, vediamo tutto, sboloniamolo a terra, insomma, vicino a terra sostanzialmente, e finisce la storia. No, abbiamo detto c'è la parte qualificante, la parte diciamo qualificata dell'archivio, conserviamo, ma vi dico pure che non la possiamo nemmeno conservare nella convinzione di poterli continuare a usare come facevamo prima, perché questo dobbiamo assolutamente chiarire da subito, perché noi abbiamo anche forse il dubbio che non tutto il materiale prestato sia rientrato nelle disponibilità del comune, ok? E poi consentimelo di specificartelo meglio, purtroppo quando dici buon gruppo di lavoro che dici tu, questo contravviene alle norme più elementari, però consentimelo, della gestione degli enti e delle attività gestionali dei comuni. Aggiungo pure che qua si rilevano due esigenze fondamentali: una, la capacità di certificare, che sicuramente non c'è il gruppo di lavoro, okay? Due, esigenze di privacy, no? Perché quando si accedono a documenti adatti, lì chiaramente entra in campo tutto un settore che impone un rigore assoluto. Noi tra un po' dovremmo formare tutto il personale che la riforma sulla privacy impone, che tutto il personale sia qualificato e sia formato per quanto riguarda tutta la normativa sulla privacy, ci sia il responsabile della privacy. Quindi lo scenario è molto molto articolato, molto più complesso rispetto anche alla bontà, alla genuinità della tua proposta, ma acquisiamola per quella che è sicuramente una passione, che poi tra l'altro, se non ricordo male, hai una formazione nel campo dell'archivistica, perché io rispetto e sicuramente insieme agli altri vogliamo prendere in considerazione. Dico soltanto, magari se vi va bene facciamo un incontro con la società, vediamo insieme a loro l'azione che loro ci possano fare con tutte le tutele e le garanzie che noi riteniamo opportuno applicare. Tracciamo un percorso di un possibile assestamento delle parti che devono transitare presso il deposito delocalizzato e quello che riterremo opportuno riportare qua o depositare qui dietro, ma se mi consentite facciamo attraverso un'azione razionale e assistita, non caratterizzata chiaramente da fondamenti di sentimento che ci stanno tutti, però non sono più sicuramente compatibili con le esigenze attuali. Io ripeto, ho la sensazione che su questo tipo di settore noi in tanti anni non abbiamo avuto la fortuna di avere la catalogazione del materiale, non ce l'abbiamo, ok? Ho capito, però questo significherebbe metterlo in mano a soggetti che lo farebbero col cuore, lo farebbero con tutta la passione di questo mondo, ma se non consegni la certificazione di questa attività e poi
nel mentre da un lato tu hai degli obblighi giuridici dai quali scaturiscono tutta una serie di responsabilità e garanzie, dall'altro avresti soltanto la bontà e così l'affidarsi alla serietà, alla sensibilità di un gruppo di persone che ti dico pure che non lo può fare per legge, tra l'altro, se vogliamo essere sinceri fino in fondo, sulla base dell'ordinamento che regola le azioni della pubblica amministrazione. Per cui direi improponibile la votazione sul documento. Direi, magari se siamo d'accordo, in forma unica di gruppo come sia, per me va bene lo stesso, proporrei un incontro con la società, ok, se siamo d'accordo, facciamo pure una valutazione di quelle che possono essere le azioni per fasi a tempo differito sicuramente di queste attività, di questo programma che noi potremo fare, tenuto conto che ad oggi le disponibilità che dici tu sinceramente non ci stanno praticamente da fare. Non guardare un locale, cioè noi dobbiamo creare una organicità di destinazioni, lo dobbiamo immaginare di nuovo dove stiamo, perché pensate metto un pezzo qua, un pezzo là, sinceramente la vedo un po' insomma poco coerente come azione. Questo luogo ha bisogno di essere recuperato, perché tranne la stanza dove stiamo, altri luoghi non ne vedo a disposizione, già questa subisce diverse destinazioni all'occorrenza, non è nemmeno l'ostra per cui va definita tutta una serie di questioni. Comunque io ripeto, credo che sia apprezzabile la sensibilità e anche la finalità della proposta, però non sia determinabile in questa sede nel modo in cui l'avete proposta. Per cui la raccogliamo come una sollecitazione a analizzare bene quale sarà la definizione della destinazione del materiale di archivio, fermo stato che prima ancora magari di fare qualsiasi azione di migrazione, di spostamento di materiale, ne definiremo con la società tutti i dettagli in maniera assolutamente condivisa, senza alcun genere di preclusione o di pregiudiziali prima di tutto vorrei rigettare le accuse di pressappochismo normativo, perché io le norme del settore le conosco piuttosto bene. Io ho semplicemente detto, se insomma forse non mi sono espressa bene, è chiaro che ci deve essere un ente certificatore. La costruzione di un gruppo di lavoro mi sembra dal punto di inventariazione che allora sì, questa richiesta è stata fatta oltre due mesi fa, 27 ottobre 2017. Ne avremmo dovuto riparlare con delle riunioni che non si sono mai tenute, quindi avremmo potuto calibrare, nel frattempo le cose sono maturate. Lei sa benissimo che insomma in questo settore la sovrintendenza ci appoggia il comune in tutte le scelte che vorrà fare, non perché è in combutta con noi, ma perché vuole fare le cose migliori nella piena considerazione dell'opinione del sindaco e di tutti i consiglieri. Ora, è chiaro che il gruppo di lavoro può, essendo già a titolo volontario, è ovvio che non ha una rilevanza giuridica tale che imponga, no, è chiaro che ci vuole un ente certificatore. Non può prendere il materiale. Non ho detto che voglia prendere il materiale. Sindaco di lei, nelle cose che ha detto, ha in realtà seguito la linea che ci stava dando, e cioè un ente certificatore ci vuole, e per me o la ditta che ha detto lei, se è una ditta all'altezza della situazione, non è che ci sono né l'Ostat, quindi assolutamente no, assolutamente non c'è problema, l'avrei valutata. Ma per carità, la cosa che stiamo dicendo è: facciamo in modo, con l'ausilio di questa ditta, con un ente certificatore, che almeno tutto l'archivio antico e storico rimanga a Castel di Sangro nella sua interezza. L'archivio informatico si può fare, si deve fare, nessuno sta dicendo il contrario. Stiamo dicendo, cerchiamo con l'aiuto di questa ditta di fare in modo che il patrimonio
domanda qui nella sua, nella maggior parte, se non altro, almeno per quello che riguarda l'archivio antico, l'archivio storico e il fondo Bazzano. Queste sono le tre cose che necessariamente devono rimanere a Castel di Sangro. Una soluzione, sindaco, se vogliamo, si trova, lavoriamoci insieme, non diciamo recediamo da proposte che nella ragionevolezza unanime potrebbero trovare una strada comune, rispettando norme, impegni e soprattutto, come vogliamo tutti quanti noi, certamente l'identità del nostro patrimonio che, insomma, ci caratterizza. Ora, tecnicamente parlando, dovremmo dobbiamo trovare un punto di voto sul punto dell'ordine del giorno, cioè ci lasciamo con questo impegno, cioè non determiniamo nulla sulla proposta, se no ce la consenti a votare sulla proposta, io lo sconsiglierei questo, ok? Allora, nell'intento, cioè sostanzialmente non raccogliamo la proposta della Benedetta a modo diciamo, di stimolo affinché si possa chiaramente valutare la parte dell'archivio che può essere conservata in loco e quella che andrebbe delocalizzata, così come era già negli intenti dell'affidamento. Chiedo scusa. E sulla base di tanto previo, come abbiamo detto, con l'impegno che vi sarà un incontro con la società. Per dare un senso alla mia giornata, sì. Ma questo che abbiamo fatto? Che cioè la votiamo la proposta? No, non votiamo la proposta. No, votiamo la proposta. Votiamo un po'. Prego, consigliere direttore. Allora, io volevo forse, cioè, c'è un malinteso. Non ci sono dubbi sulla preparazione di quella che è l'equipe che voi avete creato. Il problema reale secondo me è quello dei locali, dove poterla conservare in maniera. Io pure non avevo concezione di cosa fosse, poi abbiamo avuto un incontro con questa società e ahimè pure sono rimasta stupita perché sono locali creati appositamente per mantenere e garantire nel tempo la conservazione di questi documenti. Quindi a parte il comparto antincendio che è quello che diciamo così implica economicamente le spese, ma è tutto il resto, quindi la comunità, la particolarità delle pareti e questa sarebbe una garanzia per quello che è la storia della nostra città. Noi siamo soprattutto di archivi correnti, soprattutto archivi correnti. Ma hanno comunque, cioè le caratteristiche sono quelle, lo storico e la conservazione della mente è quella. No, mi dispiace di dire, ma non è così. Ci sono altre domande? Allora, signora, se non ci sono altre domande, ringraziamo tutto il consiglio. Allora, integrazione e funzione del interplanze, prego. Allora, no, due cose veloci e semplici. Una proposta di mozione che noi consegniamo come gruppo per che sia messa in discussione la prossima volta, che riguarda il tema della certificazione bianca dei boschi che abbiamo già accennato, che quindi diciamo, vogliamo formalizzare per mettere in calendario uno dei prossimi, spero, nel prossimo consiglio comunale. Quindi questa la formalizziamo. L'altra cosa è una interrogazione, perché c'è stato riferito che nell'ambito delle assegnazioni delle case popolari alcuni assegnatari sembra che non risiedano stabilmente nelle case che sono state assegnate. Ora, questo contrasterebbe con la normativa che ovviamente non incatena gli assegnatari all'abitazione, però fa sì che quella diventi l'abitazione principale. Quindi
chiediamo alla giunta, all'assessore e al sindaco in particolare di verificare questa situazione, queste situazioni, questa se esistono. Già, diciamo, già ce ne stiamo occupando di questa cosa qui, tramite verifica particolare, siamo al corrente della cosa e comunque ci stiamo attivando in merito. Adesso le 2:30 lo tengo. Vedrò anche per i clienti residenti. Vabbè, basta vedere se un appartamento si vede se la casa è abitata o meno. No, la spiego. Ma era solo un problema. Soddisfatto della risposta. Prego, consigliere Cini. No, c'era prima il consigliere. Ah, no, prima lei. Volevo fare una riflessione in relazione alla situazione dell'ospedale di Castel di Sangro, perché insomma siamo in un momento un po' difficile con la situazione sanitaria regionale e Castel di Sangro naturalmente spesso fa le spese di queste difficoltà per gestionare. Abbiamo un problema di sottorganico che insomma è stato evidenziato di recente anche da articoli e dichiarazioni per i quali pare che il direttore generale si stia attivando, ma insomma abbiamo due medici a medicina anziché quattro di quelli previsti. Per quanto riguarda il pronto soccorso c'è un medico vincitore di concorso che probabilmente andrà via e ce n'è un altro a metà tempo. È stata tolta la reperibilità all'ortopedia. Cardiologia degli 11 medici fra Castel di Sangro e Sulmona che sarebbero assolutamente sufficienti a coprire i turni, in realtà uno e mezzo viene destinato stabilmente a Castel di Sangro. C'è quindi una situazione di grande sofferenza da parte degli operatori che fanno i salti mortali per adempiere in maniera degna, date le condizioni, dei loro uffici. Inoltre c'è un recente provvedimento del piano strategico 2018-2020 che vede il laboratorio analisi in realtà ridotto a semplicemente un centro prelievi. Questo con delibera del 30 novembre della giunta regionale. Ora. È un atto di. Se vogliamo scusate, sono gli occhiali che mi stanno rimanendo. Per attutire il dolore. No, se iniziano adesso. Avete ragione, sull'arco pretorio della ASL che è venuto e quindi al di là insomma di questo dettaglio più importante, ma insomma la sostanza non cambia, la sostanza è che chiediamo al Consiglio Comunale, in particolare al Sindaco, di attenzionare questa situazione e naturalmente riferendosi a persone che possono intervenire. È un problema probabilmente non tanto di direzione aziendale quanto di gestione interna e quindi la preghiamo Sindaco di intervenire con efficacia perché i medici a Castel di Sangro o ci vengono o si comandano e non è detto che insomma se ne vanno fa cambiare mestiere, ma almeno uno a medicina che vuole venire c'è. Vabbè. Quindi sì, la preghiamo di intervenire. È stato anche autorizzato a venire. E parliamo del dottor Cingis, riassumata una graduatoria di alcuni anni fa, che qui l'hanno fatto uno sforzo amministrativo notevole il dirigente, il direttore, l'ha recuperata con una graduatoria che l'ha lungo superata proprio dai tempi proprio e quindi praticamente l'hanno recuperata e gli hanno dato la comunicazione di accoglimento della richiesta, se non che la ASL di provenienza indugia a rilasciarli in nulla osta per il trasferimento. C'è a tutt'oggi una avversione che io sto cercando di superare attraverso rapporti e relazioni nella speranza che. E tutti stanno nelle stesse condizioni, poi è chiaro che l'ospedale grande il corpo lo ammortizza,
all'ospedale, tutto lo prende in faccia e lo riverbera pari pari per i quali cittadini. Qua la battaglia è abbastanza complessa, vi dico che non c'è ospedale che ha una buona salute proprio in termini di efficienza, perché le disfunzioni e le difficoltà le vivono tutti, compreso l'ospedale di Sulmona. Certamente poi quando le difficoltà si acuiscono comincia la guerra, la cosiddetta guerra dei poveri, quindi ti tira qua, tira là, sfila qua, sfila là, questo è il concetto che spesso, è l'atteggiamento che spesso prevale. Noi insisteremo nella speranza che il dottore che abbiamo iniziato prima venga autorizzato alla mobilità. Se non verrà fatto questo, sicuramente l'ASL pubblicherà a breve un nuovo avviso, nella speranza che risponda. Gli avvisi che vanno presenti, cioè sono tre società che sostanzialmente non si trovano, ovvero ad avviso a tempo determinato non risponde nessuno. Le ASL hanno questa sorta di inibitoria tornata e rimaniente dal commissariamento del blocco del turnover e quindi tutta una difficoltà. Tra l'altro quel provvedimento che menzionavi tu, io non vi dico che cosa ho scritto a Tordera, come lo scriverò e ve lo manderò, ve lo girerò, sarà azione violenta, consentitemi, ma lui sostanzialmente ha voluto pure scuotere un po' l'ambiente, mi ha ovviamente confessato quella che è la sua difficoltà nel reperire la disponibilità della Regione Abruzzo a coprire il disavanzo della ASL, che sapete ha 20 milioni di euro di deficit del bilancio e che lui in qualche modo dovrà coprire. Là c'è scritto persino che chiude il turno nascita sul mondo, c'è un altro questo bilancio, altro che, cioè sono, lui dice sostanzialmente io ho necessità di riequilibrare il bilancio, altrimenti sarò costretto a fare B, C e via via, discorrendo che non saranno nemmeno solo quelli, perché 20 milioni più 20 che saranno destinate al prossimo anno, ce ne vogliono di tagli per recuperare queste somme di cui parliamo. Io nel tavolo, nel rituale tavolo del Comitato di Sette Sindaci ho posto un problema serio che credo che sia piuttosto scientifico come argomento e che probabilmente, voi sapete che il costo pro capite del cittadino della provincia dell'Aquila è superiore a quello dei cittadini delle altre province, sulla base dei quali vengono poi assegnate le risorse alle Aslaquila, Chieti, Pescara e Teramo, perché si ritiene che ci sia una ragionevole maggior costo della sanità aquilana rispetto agli altri. Ma io credo che questa differenza non sia ancora colma, perché è impossibile che Teramo chiude a pareggio, Pescara giù di lì e Chieti. Evidentemente c'è qualcosa che ancora sconta una inadeguatezza di quello standard, perché quindi poi alla fine le ASL devono fare i conti con i soldi che hanno. Noi possiamo fare tutta la battaglia di guerra in questo modo, ma quindi tanto hanno, tanto devono spendere, hanno l'obbligo chiaramente del pareggio di esercizi. Comunque questo a noi possiamo può essere un argomento a noi assolutamente ignoto e estraneo a questo contesto, però certamente ci dobbiamo rendere conto di quali sono le difficoltà concrete. Io all'assessore ho detto che la prima cosa è revisionare questo standard, perché sennò accuseremo un deficit uno dietro l'altro e non saranno mai sufficienti tagli, perché la sanità di una provincia tutta lontana, di una provincia che comunque ha quattro ospedali, okay? Tutte in zone in ogni caso complesse e articolate, e a tutta una serie di reti di servizi sanitari, perché i vari fondi, i vari distretti dislocati sul territorio, noi abbiamo Pescara Sergio, abbiamo Pescara Costanzo, nella Marsi, che ce ne sono altri, nella Valle Pellinia, ci sono tutti posti, non è che si circoscrivono solo agli ospedali, gli oneri della sanità, sono anche articolati su tutta una rete di servizi sanitari che hanno i loro posti, e quindi la sommatoria di tutti questi servizi sacrosanti è necessaria. Comunque probabilmente non sono soddisfatti a sufficienza dallo standard che ci viene riconosciuto. Io penso che trasferire un paziente nella provincia dell'Aquila è molto più costoso di trasferire un paziente nella provincia di Pescara o da Teramo, ma per parlare di cose più elementari, probabilmente i costi
di esercizio di un ospedale, ha cominciato il riscaldamento, ha cominciato tutte quelle cose di base sulle quali c'è poco da discutere, credo che non siano sufficientemente valutate, standardizzate, così come si è fatto. Comunque, una notizia positiva è che al primo gennaio verrà pubblicato di nuovo l'avviso per il reperimento di una unità di rianimazione, quindi l'anestesista dovrebbe tornare, quello nella speranza, quello che possiamo oggi in questa sede affermare, dovrebbe essere recuperata una preziosa unità a favore del nostro ospedale. La battaglia è tutti i giorni, a me non dispiace parlare di San Domenico, nemmeno questa occasione di scontri, ma è sicuramente un'occasione per ricordare che il quadro è piuttosto complesso. La Regione intanto, fortuna, ha scontato quella violazione del debito maturato della sanità a 20 anni, pare che il governo gli ha concesso, che significa che i conti in qualche modo hanno retto all'urto, però il rischio è che si riformino piuttosto rapidamente, perché già le ASL che maturano passività, il sistema sanitario matura passività, di per sé è indicatore di una inadeguatezza o dei costi, probabilmente che lo Stato pensa di impiegare a copertura del fabbisogno sanitario, oppure di esercizi non adeguati. Oppure dei dirigenti. Per cui noi dobbiamo anche porre l'attenzione, io credo che l'ospedale come il nostro, sprechi, sperperi o razionalizzazione dei costi, che non solo non li meriti, ma non ne ha proprio, non c'è margine. In le strutture più grandi credo che questa azione possa essere sicuramente fatta. Io mi riporto ad esempi di tanto personale esentato da servizi, dai servizi 104, quindi tutta. Cioè la concomitanza che hanno prova di fatto, soprattutto per gli anestesisti, se guardiamo. In priorità sicuramente ci abbiamo il discorso della integrazione del personale al reparto di pronto soccorso e al reparto della medicina, questo sicuramente, dando un po' per risolto il problema dell'anestesia. Sia un problema gestionale, perché anche una situazione di pieno organico come cardiologia tra Castelvisano e Sulmona, purtroppo Castelvisano viene penalizzato in una maniera drammatica, quindi lì si tratta proprio di vediamo intervenire in questo tempo. Poi da Castelvisano partono molti trasferimenti, questo ha un costo molto elevato più per mantenere i pazienti di loro. Quindi anche su questo, se ci fossero delle unità operative messe in condizione di lavorare, probabilmente ci sarebbe anche un risparmio in questo senso. Quindi oltretutto pare che la normativa regionale va attraverso una specializzazione e noi non possiamo dimenticare che l'ortopedia, questa volta la reperibilità, per noi veramente motivo di specializzazione in questo territorio, quindi attenzionare anche in questo senso, facendoci forza del nostro territorio montano, tutto ciò che viene in seguito in relazione alle stazioni sciistiche, eccetera. Questo potrebbe essere un argomento che lei certamente non mancherà di affrontare nelle sedi opportune, visto che appunto si va verso la settorializzazione e quindi insomma salvaguardiamo ciò che abbiamo, se non altro. Va bene. Vorrei concludere questo consiglio dell'anno 2017 insomma, dicendo che credo sia stato fatto un buon lavoro durante tutto l'anno da parte di tutto il consiglio. Mi sento di esprimerlo con il cuore in questo dato. E sperare che il 2018 sia migliore, una migliore collaborazione, una fattiva collaborazione per la nostra città. E quindi tanti auguri per un buon 2018 e questa sera c'è un concerto al Teatro Tosti di
sono quattro donne, quindi quartetto piano piano, quindi quattro donne che suonano il pianoforte tutti sulla stessa tastiera. Quindi tutti invitati e buon 2018. Grazie consigliere. Ringraziamo e ci associamo agli auguri esposti già autorevolmente.